Eccoci qui, Giuseppe D'Aprile, nuovo leader della Will Scuola. Siamo al congresso, al secondo congresso nazionale della Will Scuola. Abbiamo oggi assistito a un incontro con Roberto Vecchioni. In questo momento ci sono diversi relatori, che si parla di estero. Vogliamo fare un punto brevemente di questo congresso d'aprile? 2 giornate bellissime, noi ci stiamo confrontando con circa 700 delegati che provengono da tutta Italia. La giornata di oggi è stata particolarmente intensa. Stamattina abbiamo avuto il professor Nuccio Ordine dell'Università della Calabria, abbiamo assistito a una lectio magistralis di 1 ora e mezza, una bellissima lectio magistralis. Oggi pomeriggio abbiamo avuto Roberto Vecchioni, anche lui ci ha parlato in greco e in latino della sua esperienza scolastica che ci ha arricchito tanto. Parliamo un po' di contratto e di scuola, sono in questo momento due dei temi anche al centro della campagna politico-elettorale. Cosa vi aspettate da questo nuovo governo? Cosa chiedete a chi guiderà l'Italia per i prossimi anni? Chi guiderà l'Italia nei prossimi giorni, dopo il 25 settembre, troverà un sindacato sicuramente non oppositivo, ma un sindacato costruttivo, se le basi di partenza sono quelle che corrispondono ai valori della Will Scuola. Partire da una scuola laica, una scuola riformista, una scuola nazionale, quindi non alla regionalizzazione, con un aumento degli stipendi del personale della scuola che deve essere aumentato non solo per adeguarli alla media europea, ma per il valore che il personale della scuola ha profonde nei riguardi degli alunni. Ci aspettiamo questo e la politica, se queste sono le basi di partenza, troverà un sindacato non oppositivo ma costruttivo, qualunque essa sia. Questo significa che qualora arrivassero dei segnali positivi con la nuova legge di stabilità o comunque con la prossima finanziaria, si parla anche di un esercizio eventualmente provvisorio, quindi non si ha ancora un quadro molto chiaro, però qualora arrivassero delle risorse aggiuntive, siete disposti a sottoscrivere il contratto 2019-2021 al momento bloccato proprio da questo problema? Bloccato con degli stanziamenti già che tutti conosciamo, un importo lordo di 104 euro al quale noi auspichiamo, anzi pretendiamo e lotteremo affinché si aggiungano dei soldi messi nella nuova finanziaria di dicembre di quest'anno per fare un rinnovo contrattuale che valga la pena davvero, soprattutto per dare dignità ai lavoratori che stanno soffrendo di un'inflazione che ha delle punte che arriverà al 10%. Gli stipendi del personale della scuola sono fermi da anni e noi questo non ce lo possiamo permettere. D'aprile, rinnovare il contratto significa anche cambiare, attualizzare le norme. Quali sono le due o tre priorità su cui bisogna agire a livello normativo? Sicuramente evitare l'incursione dei politici nella scuola e quindi stabilire tutto attraverso il contratto. Cambiare alcune cose che, appunto, come dicevi tu, attualizzarlo perché il contratto ormai è fermo da tanti anni e quindi rendere una scuola più fruibile, adeguata ai tempi, ma con i valori di riferimento a cui facevo accenno prima. E cos'altro chiedete alla politica? Solo un rinnovo di contratto oppure una anche diversa visione della scuola, un rilancio dell'istruzione in Italia? Diciamo, io nella mia relazione ho parlato di una rivoluzione culturale, un'idea forte di scuola che non solo valorizzi il lavoro del personale. Bisogna sistemare finalmente la piaga del precariato. Io vi ricordo a tutti che i precari in questo momento sono 212.000. Un reclutamento più snello che vada verso un sapere critico e non nozionistico, perché il fallimento dei concorsi è sotto gli occhi di tutti. E poi, ripeto, rinvigorire quell'idea forte di scuola per una scuola statale, una scuola laica, una scuola libera, per difendere la libertà di insegnamento e valorizzare il lavoro delle persone e anche l'esperienza acquisita sul campo. Bene, grazie a Giuseppe Grazie a D'Aprile, voi. segretario generale Will Scuola.